Poggiardo gode di un interessante centro storico, sintesi dei grandi mutamenti sociali che hanno animato questa particolare comunità dal Medioevo sino al secolo XIX. Il paese si avvia verso una notevole crescita economica e demografica nel corso dell'Ottocento, quando Poggiardo diviene per breve periodo capoluogo di circondario e sede del Regio Tribunale. Il mercato settimanale ha confermato fino ad oggi la sua importanza, contribuendo a fare della città un centro commerciale di ampio richiamo. A celebrare le ricchezze di questa terra, le grandi famiglie cittadine patrocinano la costruzione di imponenti residenze, come suggeriscono le bellezze architettoniche di Villa Episcopo, celebre per il suo parco ottocentesco posizionato all'entrata del borgo storico, oggi proprietà comunale. L'antico assetto urbano, un tempo custodito dalle mura difensive, è ancora riscontrabile agli occhi dei visitatori più attenti. La mole del Palazzo Ducale presenta le caratteristiche evoluzioni strutturali dei fortilizi di Terra d'Otranto. L'edificio fu modificato in residenza nobiliare, simbolo del potere feudale che qui a Poggiardo si è identificato per secoli nell'egemonia della famiglia Guarini. Al Settecento afferiscono le forme della chiesa parrocchiale, intitolata alla Trasfigurazione di Gesù. In cima al portale si colloca lo stemma cittadino dell'Universitas Poggiardese, un bue e un rocchio di una colonna scanalata. All'interno lo spazio monumentale è scandito dagli altari laterali, carichi di scolpiture e decorazioni afferenti al gusto e allo stile degli artisti di metà secolo XVIII. Altre sorprese attendono il visitatore, considerando che a pochi metri dalla chiesa matrice, nel sottosuolo, si estende uno dei monumenti bizantini ipogei più rappresentativi della penisola salentina, la cripta di Santa Maria degli Angeli. Risalente al X secolo, il monumento fu oggetto nel Novecento di un'imponente attività di recupero, allo scopo di tutelare e meglio conservare l'importante patrimonio pittorico alto medievale. Pertanto gli affreschi vennero asportati per consentirne il restauro e la giusta conservazione, ed oggi sono fruibili presso il Museo degli Affreschi, sito negli ambienti sotterranei di Piazza Episcopo. L'allestimento del museo è stato progettato per riprendere le collocazioni originali delle opere pittoriche, allo scopo di aumentare la godibilità di fruizione e la percezione storica reale del monumento ipogeo di Santa Maria degli Angeli. È un immergersi nei colori e nelle forme tipiche del mondo di Bisanzio, che qui per secoli hanno animato il contesto della civiltà italo-greca. Una sincera devozione religiosa e popolare che ancora oggi appartiene al retaggio di questa bellissima terra.